Vorrei cogliere la suggestione pedagogica delle letture di oggi da un passaggio del Salmo responsoriale. È molto bello. Dio degli eserciti ritorna, guarda dal cielo, vedi, visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Ecco, questa immagine di Dio viticoltore e il popolo come vigna che lui stesso ha piantato ha evidentemente una lunga tradizione nel messaggio biblico, nella cultura del popolo ebraico, del popolo di Israele e della Chiesa cristiana dopo. Ma la suggestione pedagogica che vorrei cogliere da questo passaggio in particolare del Salmo 79 riguarda l'atteggiamento dell'educatore nei confronti delle persone di cui lui stesso si è preso cura, che lui stesso ha educato. L'educatore certamente guida, sprona coloro che sta educando, li sprona a dare il meglio di sé e talvolta per spronarli bisogna anche provocare, pungolare, non lasciare che uno dorma sonnolento, indolente, senza sentirsi pungolato e spronato. E quindi in qualche modo talvolta l'atteggiamento dell'educatore può apparire pungolante, provocatorio, non dico aggressivo perché questo mai, ma in un certo senso anche in qualche modo così spiazzante nei confronti delle persone che gli sono affidate. Però se qualcuno o qualcosa, persone, situazioni, anche la cultura in cui viviamo, dovesse in qualche misura diventare minaccioso per le persone che ci sono affidate, ecco che l'educatore diviene protettivo, protegge la vigna che lui stesso sta coltivando, perché non accada che qualcosa rovini non solo il suo lavoro, perché non è solo questione di amor proprio, ma che qualcosa non rovini quella vigna che ama. Nel Vangelo ci sono anche altre metafore che esprimono quest'idea, l'idea del buon pastore a cui sono affidate delle pecore, il buon pastore che è disponibile a dare la vita per le pecore. E quindi in questo senso abbiamo proprio questo atteggiamento di tipo protettivo, cioè l'educatore protegge le persone che gli sono affidate, le protegge da chi eventualmente le volesse aggredire, insultare, dileggiare, deridere, quindi si mette tra loro e queste possono essere delle minacce, protegge le persone che gli sono affidate anche dalle sollecitazioni che talvolta possono essere fuorvianti di una cultura che non sempre rema nella stessa direzione in cui noi stiamo cercando di condurre i nostri ragazzi, i nostri allievi, le persone che ci sono affidate e infine, se necessario, talvolta l'educatore ti protegge anche da te stesso, anche da quello che potrebbe nuocerti e che viene fuori da te, perché in quel momento tu diventi nemico di te stesso e in qualche modo sei proprio tu a minacciare la vigna che lui ha piantato, il germoglio che si è coltivato e ti proteggerà, come possibile, in qualche modo anche da te stesso.